Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove parleremo di Shiba Inu, ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Mi raccomando ragazzi, perché sto portando veramente ottimi contenuti. Mi raccomando, iscrivetevi anche e soprattutto al gruppo Telegram ufficiale di Top Queen Italia, perché sto portando anche lì contenuti un pochettino interessanti. Ovviamente in quel caso porterò metodi di guadagno comunque funzionanti al 100%. Infatti mi iscrivete veramente in molti, mi ringraziate ragazzi, per me fa veramente piacere. Quindi in questo caso vi lascio il link sotto in descrizione qualora siete interessati a entrare. Vediamo il prezzo di Shiba, torniamo qui, è 0,00001158, capitalizzazione di mercato di 6 miliardi di dollari, il volume sta aumentando. Allora, ultimamente vediamo Shiba comunque in positivo, ok? Nell'ultima settimana è positivo del 50%, quindi è andata a fare un per 2 totale e quindi in questo caso ragazzi comunque è ottimo, è veramente ottimo. Ci sono delle notizie però che girano intorno al Shiba Inu token. Quali sarebbero? Allora, ieri ho parlato dello Shibarium, ok? Quindi c'è stata praticamente la conferma che lo Shibarium sarà pubblicato. Quanto riguarda comunque dopo settembre e poi tra settembre praticamente e dicembre, comunque quel mese, quindi in estate noi possiamo stare tranquilli, ma c'è la data anche soprattutto per quanto riguarda il gioco mobile, il metaverse, ok? Quindi c'è la data anche in questo. E quindi in questo caso, ragazzi, comunque vi invito a guardare questo video fino alla fine perché ovviamente ne varrà la pena. Allora, per quanto riguarda comunque Shiba, diciamo che ha tenuto bene ultimamente, anzi, la vedo. È in positivo, quindi in questo caso comunque si spera che può ritornare a fare il pump dell'anno scorso, ragazzi, incredibile. Me lo ricordo quando era il periodo di novembre, ragazzi, tanta roba in quel caso. Però ovviamente bisogna avere delle notizie, delle news, ok? E infatti le news ci sono. Poi lo Shibarn sta funzionando veramente, veramente tanto. Bene, in questo caso, se mi chiedete per quanto riguarda le monete che vengono bruciate, non vengono mai calcolate qui, ragazzi, qui purtroppo è un problema di coin market cap, quindi non vanno ad aggiornare come sempre per quanto riguarda la circolazione delle monete. Già, se vi ricordate quando ha avuto problemi il token di Shiba, dove qui praticamente c'era il contratto di Terra Luna, di tanti diciamo indirizzi fake, purtroppo ragazzi Coin Market Cap in questo caso non è dei migliori, ok? Per vedere questi dati non vedo che c'è tanto lavoro dietro praticamente questa criptovaluta, che poi vediamo che Shiba è tredicesima al mondo, quindi non saprei perché non fanno il loro lavoro. Ma comunque, detto questo, ragazzi, c'è anche il fattore burn, che stanno bruciando tante ma tante monete, e ci sarà anche all'interno dello Shibarium, quindi c'è questa masterizzazione, questa bruciatura di token automatica nello Shibarium, quindi in questo caso è ottimo. Poi lo Shibarium comunque per andare ad acquistare sarà il top, perché poi ovviamente facendo tante operazioni per l'acquisto di Shiba, ad esempio gli investitori, le balene, ok, pagano tanto di commissione per quanto riguarda Ethereum, perché Ethereum diciamo che comunque è una e se non la più costosa per quanto riguarda il gas fee, e quindi in questo caso ragazzi è purtroppo un problema. Però ora con l'arrivo o lo sbarco dello Shibarium non lo è più, quindi in questo caso comunque ragazzi è ottimo, così almeno tantissime persone che sono interessate ad acquistare il token di Shiba Inu vanno a prendere più token possibili, ovviamente pagando zero di tasse per quanto riguarda comunque il gas, ok?
Allora, vi voglio dire comunque la notizia che l'ho letta in diversi siti. Questo qui è praticamente un sito americano dove parla ovviamente le cripto. In questo caso comunque vediamo qui che c'è sia il lancio dello Shibarium, ma ragazzi hanno annunciato anche il lancio per quanto riguarda il gioco mobile, ok? Quindi in questo caso sarà lanciato anche esso nel terzo trimestre. Quindi in questo caso, ragazzi, comunque andremo a passare un settembre veramente, veramente di fuoco. Ovviamente, se non è settembre, comunque ottobre, novembre, quella zona lì, dove ci sarà il fatidico pump, ok? Magari porterò un contenuto sempre più adatto, sempre più in target in quel caso, dove andremo a parlare delle possibilità quando ci sarà il pump, e ovviamente lo porterò comunque, farò il piano per quanto riguarda l'editoriale del canale, lo porterò ovviamente e spiegherò molte molte più cose. Quindi insieme allo Shibarium c'è stato finalmente anche questo fattore del gioco mobile, quindi usciranno, se non penso usciranno insieme, perché giustamente ragazzi non ha senso come strategia, ok? Quindi secondo me è meglio far uscire lo Shibarium a parte, quindi dopo che ci sarà praticamente l'uscita dello Shibarium, e dove ci sarà un possibile pump, ok? In questo caso sono un mio pensiero personale, quindi no consigli finanziari, e ovviamente ci sarà un possibile pump, e poi si spera che uscirà questo gioco mobile. E lì forse ci sarà un possibile pump. Quindi in questo caso, ragazzi, comunque bisogna stare attenti per quanto riguarda Shiba Inu. Io comunque in futuro questo token lo vedo non positivo di più, perché secondo me può veramente fare il suo. Poi avevamo praticamente la possibilità di acquistarlo molto molto poco del suo prezzo norm, quindi in questo caso potevamo acquistarlo. Io l'ho acquistato un pochettino, però giustamente tantissime persone dicono che ormai Shiba Inu è morto, non c'è più qua e là, ma non è vero ragazzi, non è vero, perché secondo me in futuro potrebbe ritornare. Poi ovviamente ripeto che io non sono un consulente finanziario, quindi quello che dicono è legge. Se dovete investire in Shiba Inu dovete fare le vostre analisi, ok? Voglio sapere la vostra per quanto riguarda comunque il futuro prezzo di Shiba e secondo voi a quanto potrà arrivare a fine anno. Mi raccomando, lasciate un bel commento, io vi risponderò a tutti. Detto questo ragazzi, per questo video è tutto. Attivate la campanella e le notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere e noi ci vediamo domani con un prossimo video.